Innanzitutto benvenuti a tutti. Ricordo un'altra volta, scusate, ma silenziare quantomeno l'audio. Benvenuti a questa ultima, per noi, ultima lezione del corso 2019-2020, nostro corso di formazione alla politica. Con questa lezione che riguarda un po' il rapporto, o meglio, diciamo che anche grazie all'autore di oggi, va un po' a sondare quale può essere il ruolo dei credenti, dei cristiani nella società di oggi. La lezione voluta questa sulla spiritualità, quindi sul rapporto tra fede e società, è voluta insieme ad altre associazioni, perché così ci siamo detti, insomma, negli ultimi tempi, nel Dossetti, è venuto fuori questa idea, insomma, di fare queste lezioni, questa particolare lezione su questo tema, non da soli, ma insieme a qualcun altro, perché, insomma, proprio parlando di questo tema ci sembra giusto condividerlo. E quindi benvenuti ai corsisti di entrambi i corsi, cioè il nostro, ma anche il corso sulla crisi della Chiesa Cattolica, tenuto dall'Associazione Cattolica Ticinese. Quindi questa lezione è condivisa, tanto già che siamo in un momento di cambiamento, di sperimentazione, continuiamo a farla, a provare queste nuove forme, condivisa nello spirito che vi ho detto, di voler affrontare questo tipo di riflessioni non da soli, non in maniera, diciamo, professorale, ma con un dialogo aperto anche ad altre persone. E quindi benvenuti ancora, benvenuti anche ai nostri relatori, a tutte le persone che interverranno oggi alla tavola, a partire quindi da Luigi Maffezzoli, che è, diciamo, il motore di questo percorso dell'Azione Cattolica Ticinese, di cui poi ci parlerà lui, a Lorenzo Gagliani, che è il nostro vicepresidente, il nostro uomo del nostro comitato scientifico, che ci ha suggerito a chi ha voluto questa lezione con questo particolare lavoro, che ci verrà presentato dunque dal relatore Luca Iotallevi, che è insomma sociologo ordinario di sociologia a Roma 3, ma con una particolare attenzione nel corso dei propri lavori sulle questioni religiose, ma soprattutto su come fede e società vanno un po' a intersecarsi con l'atteggiamento dei credenti rispetto alla modernità, anche per ricollegarci a un suo lavoro recente, quello del 2013, va poi a intervenire sulla società. Luca Iotallevi è stato anche, insomma, collega esperto presso un centro studi sulla religione ad Harvard. E quindi ha maturato un'esperienza e una profondità di pensiero abbastanza intensa proprio su questa dinamica. Quindi ci sembrava opportuno chiudere il corso di quest'anno in questo modo, con una riflessione che rilancia comunque in qualche modo al futuro, cioè in questo momento di cambiamento, almeno così si dice, così si auspica che ci sia un cambiamento anche nello stile di vita, nel nostro modo di stare nel mondo, e di questo abbiamo parlato per esempio con la nostra cara Volpini, Angela, in un numero zero, diciamo, di un percorso. Proprio in questo momento può essere utile fare un po' il punto della situazione, cioè su quanto la Chiesa, intesa come comunità di credenti, riesca. Piera, per cortesia, dovresti ecco, grazie. Riesca a stare nella modernità. Lascio dunque la palla a Luigi Maffezzoli, che, diciamo, farà una ulteriore presentazione. Questo non vi dico nulla, lascio la palla a lui. Grazie a tutti. Vi ricordo gli interventi,
saranno alla fine della relazione di Luca Di Otallevi. Vi raccomando la brevità, ecco, dell'intervento, per quanto poi ci richiede sempre di essere abbastanza esaustivi. Grazie, prego Luigi. Sì, ecco, come diceva Luca, saluto tutti, milanesi e ticinesi. Noi abbiamo organizzato questo incontro transfrontaliero perché noi in Ticino stiamo realizzando, noi come Azione Cattolica del Canton Ticino, stiamo realizzando questo percorso sul ciclo della crisi della Chiesa Cattolica. Una domanda che ci siamo posti e alla quale abbiamo tentato di dire, cerchiamo di rispondere cosa sta vivendo oggi la Chiesa attraverso alcune risposte che sono state date, perché noi oggi ci troviamo di fronte all'evidenza di una Chiesa che vive una crisi profonda. Ma se questa analisi, questa diagnosi è comune a tutti, la cura per risolvere questa crisi della Chiesa Cattolica non è comune a tutti, ciascuno ha la sua risposta. Allora abbiamo pensato di promuovere questo ciclo di incontri per riuscire a individuare questo ventaglio di risposte possibili e quindi anche di soluzioni. Un po' come essere al capezzale di Pinocchio morente, con tutti sono d'accordo che sto Pinocchio sta morendo, che è malato, ma ogni medico ha la sua cura. Allora, i nostri incontri sono già iniziati con Alberto Porro, che magari voi, molti di voi conoscono, che ha scritto Come sopravvivere alla Chiesa Cattolica e non perdere la fede. Sarà dopo l'estate, doveva essere anche questo in maggio, ma lo abbiamo rimandato a dopo l'estate, Chiara Giaccardi e Mauro Magatti con la loro scommessa cattolica e Luca Di Otallevi con questo suo libro che poi Lorenzo Gaiani presenterà su il paradosso di Papa Francesco. Ecco, sono tre risposte su un percorso per certi versi simile, che però a noi interessa, noi gente che viviamo nella pastorale quotidiana, a noi interessa per capire quali risposte concrete nella vita di tutti i giorni dobbiamo riuscire a dare. Leggevo qualcosa di consolante, direi, che ci ridimensiona anche questa crisi che stiamo vivendo. Emmanuel Mounier negli anni 30 scriveva questa cosa qua e che potrebbe aiutarci anche a comprendere la differenza di situazione nella quale viviamo. Infatti lui distingueva nel suo testo intitolato Agonia del cristianesimo, punto di domanda, distingueva il cristianesimo dalla cristianità e diceva: non siamo di fronte alla morte del cristianesimo, ma siamo di fronte a una morte della cristianità occidentale, feudale, borghese, quella che abbiamo vissuto noi. E lui diceva questa cosa straordinaria, straordinaria. Una cristianità nuova nascerà domani o dopodomani, da nuovi strati sociali e da nuovi innesti extraeuropei. E diceva, bisogna però che noi, occidentali, non la soffochiamo con il cadavere dell'altra. Ecco, io credo che la strada che noi cerchiamo di imboccare sia proprio questa, cioè riuscire a individuare, ad alimentare, a crescere all'interno di a far crescere il cristianesimo all'interno di una cristianità che è nuova, completamente nuova, che arriva anche da fuori Europa, però
liberandoci da tutti i cadaveri, gli schemi del passato. Allora adesso io termino qua. Volevo soltanto però indicare una sorta di percorso in 30 secondi. I tre punti che abbiamo chiesto insieme agli amici del Circolo Dossetti a Luca per aiutarci un po' in questa riflessione. I tre punti sono molto semplici, no? Cioè la domanda da quale chiesa stiamo venendo, una chiesa che ha molti residui del preconcilio, quale chiesa stiamo vivendo oggi concretamente e quale chiesa futura noi dovremo essere, in quale chiesa futura dovremo essere inseriti e quale chiesa futura dobbiamo costruire. Ecco un po' questo il percorso. Mi fermo qua perché è inutile che parlo io. Lorenzo Gaiani così ci presenta il libro. Sì, innanzitutto grazie a tutti voi e bentrovati. Grazie al professor Luca Diotallevi per essere intervenuto. Professor Diotallevi, che in passato aveva collaborato con l'Ufficio Studi Nazionale delle ACLI ai tempi della presidenza di Giovanni Bianchi e quando l'ufficio era retto dal nostro altrettanto indimenticabile amico Pino Trotta. Una precisazione necessaria anche per comprendere ed inquadrare qual è il contesto in cui noi ci troviamo. Il Circolo Dossetti nasce, per impulso appunto di Bianchi, di Trotta, di molti altri amici, su di una linea culturale che di per sé stessa è in diretta negazione di quello che Diotallevi nel suo libro definisce il neoclericalismo debole e che ha trovato applicazione in Italia e la trovava proprio nel periodo in cui il circolo nasceva, quindi alla fine del secolo scorso, nel primo decennio del secolo presente, nella gestione della dirigenza ruiniana della conferenza episcopale, dell'intuizione in sé corretta del progetto culturale della Chiesa italiana. Quindi questo è il clima in cui noi, il clima, la linea culturale, ecclesiale, politica in cui il circolo si poneva, e non è un caso ovviamente che lo evocasse il nome di un personaggio come appunto Giuseppe Dossetti. Il testo di Diotallevi è molto ricco, anche molto complesso, come è giusto che sia, trattandosi di un'analisi a tutto campo sulle vicende della Chiesa sotto il profilo sociologico e non solo nel corso di questi ultimi anni. Mi sembra che l'assunto fondamentale, se interpreto correttamente quello che è il pensiero dell'autore, l'assunto fondamentale sia che nel corso degli anni il progetto conciliare di Paolo VI, tra l'altro oggi nella diocesi di Milano cade la memoria liturgica di San Paolo VI, che gli definisce come una sorta di via media fra il neoclericalismo debole e la tentazione della frammentazione ecclesiastica, ci sia stato appunto un progressivo allontanamento da questa via media che assume la complessità della modernità e si confronta con essa in una perenne tensione agonica, appunto agonia del cristianesimo, ma qui agonica nel senso dell'agonismo, della competizione, che non è né rifiuto del mondo né resa al suo spirito. Il senso profondo della scelta religiosa, la scelta religiosa che non era solo dell'azione cattolica di Vittorio Bachelet, ma di tutta la Chiesa nel pensiero di Paolo VI, è in fondo questo. Cioè non una rinuncia, ma una ricerca di una maggiore complessità e nello stesso tempo anche di una maggiore serietà dell'impegno cristiano, no? Nell'Ecclesiam Suam, nella sua prima enciclica, Paolo VI dice che ribadisce che la vita del cristiano è una vita militante,
è una vita di una persona che combatte, ma il combattimento può avere molte forme e molti volti. Scusa, non molle e vile, ma fedele e forte il cristiano, Ecclesiam Suam 28. Perfetto, perfetto. Scusa. No, no, va benissimo. E sono anche parole piuttosto importanti. Tuttavia, con la morte di Paolo VI e con l'avvento di una nuova fase ecclesiale, che è anche una fase politica, una nuova a livello globale, sembra che rispetto al processo di secolarizzazione in atto, di cui si prende ovviamente atto perché è sotto gli occhi di tutti, si pensi che la risposta della Chiesa possa essere quella di un approccio militante legato alla leadership pontificia, come dimostra appunto l'indubbio carisma personale di Giovanni Paolo II, facendo agio non tanto sulla struttura tradizionale della Chiesa, ma su nuovi movimenti religiosi nati immediatamente prima o immediatamente dopo il Concilio Vaticano II, che al loro interno riproducevano la stessa dinamica lideristica, per cui alla fine essere nel movimento significava essenzialmente essere fedeli al leader del movimento, e tutti quanti si stava uniti intorno alla figura lideristica suprema del pontefice. E qui c'è un'importante riflessione da parte di Diotal Levi sui nuovi movimenti religiosi, su come essi alla fine ricerchino una forma di legittimazione dopo essersi presentati per anni in un certo senso come quelli che sono stati incompresi, quelli che non sono stati sufficientemente valorizzati, sono stati combattuti, ma poi alla fine ricercano questa legittimazione all'interno dell'istituzione fino a quando la leadership stessa non viene messa in crisi per il fatto che da indiscutibile in qualche modo essa stessa diventa discutibile. Ed è una riflessione che mi è venuta alla mente, che mi è sembrata appunto coincidere in questi giorni con quello che stiamo apprendendo rispetto a quello che agli accadimenti interni alla comunità monastica di Bose. Bose appunto è una comunità monastica, non è un movimento, però in qualche modo esso stesso, nato simbolicamente il giorno stesso in cui terminava il Concilio Vaticano II, in qualche modo ha riprodotto questa dinamica con l'entrata in crisi di una leadership fino a qualche tempo fa indiscussa. Tuttavia, questo era uno dei percorsi di una stessa secolarizzazione interna alla Chiesa cattolica, che alla fine ha creato, si potrebbe dire, una crisi di rigetto. Perché le dimissioni di Benedetto XVI sono al tempo stesso una missione di fallimento, una missione fallimento di un progetto, e anche una radicale discontinuità rispetto alla forma stessa dell'esercizio del pontificato. Il Papa che si dimise per chiudere lo scisma d'Occidente non metteva in discussione l'idea del pontificato, ma metteva in discussione semplicemente se stesso come un elemento di disturbo rispetto alla ricomposizione dell'unità. Però il concetto di pontificato, che era la base del nuovo Papa che sarebbe stato riconosciuto da tutta la cristianità ricomposta, era esattamente lo stesso, prova ne sia che quando il Concilio di Basilea prova ad affermare un concetto di, vogliamo dire, di collegialità attraverso in qualche modo la supremazia o la compresenza del potere del Concilio rispetto a quello del Pontefice, i pontefici successivi riaffermeranno invece la centralità e la superiorità della figura pontificia. Ecco, questo invece le dimissioni, la rinuncia di Benedetto XVI mettono proprio in crisi questa concezione del papato che in qualche modo si era riaccentrata soprattutto sotto il pontificato del suo predecessore, che in qualche modo il Papa bavarese aveva provato a ricreare su se stesso, pur non avendo ovviamente lo stesso carisma del Papa polacco. In tutto ciò Papa Francesco cerca di ricollegarsi all'eredità, al progetto di Paolo VI, di riprenderne il progetto pastorale, ma il paradosso che mi sembra di cogliere è duplice, perché da un lato ovviamente c'è un successo della figura del pontefice che accompagna però un insuccesso della figura, del profilo della Chiesa all'interno della società. Dall'altro lato
il pontificato stesso sembra collocarsi appunto nella stessa logica di concentrazione dell'attenzione su di sé, cioè sulla figura del pontefice nel bene e nel male, e almeno questa mi sembra essere uno dei rilievi da parte di Diotta Levi, in una certa mancanza di sistematicità dell'approccio. Cioè, ad esempio, Diotta Levi dice: il Papa rimprovera i componenti della curia pontificia per una serie di mancanze di ordine personale, ma fino ad adesso non c'è stata una riforma sistematica della dimensione curiale. Forse si dice che alla fine di quest'anno dovrebbe uscire finalmente la nuova Costituzione Apostolica, però anche questo è ancora piuttosto avvolto nella nebbia. Il sinodo sulla famiglia, il doppio sinodo sulla famiglia, alla fine crea un'eccezione rispetto alla dottrina, ma non vi sostituisce nulla, cioè non mette una nuova dottrina al suo posto, però nello stesso tempo non mette nemmeno un approccio diverso rispetto a quello dottrinario, che, come argomenta credibilmente Diotta Levi, è stato concepito per anni come l'unico possibile, ma non è affatto l'unico possibile rispetto a determinate questioni. Sotto il profilo politico, mentre ciò che assume rilievo è la nozione di popolo che anima l'attuale pontificato. Mentre, ad esempio, in Giovanni Paolo II il popolo era la nazione, mentre Benedetto XVI concepisce il popolo in termini di ordine, si potrebbe dire, Paolo VI, ad esempio, che era stato fortemente influenzato a partire dalla dimensione familiare, dal popolarismo, da quel cattolicesimo che preparava il reingresso dei cattolici all'interno della vita nazionale. Si può dire che Paolo VI sia stato il primo papa italiano, nel senso del primo papa che prende sul serio la tematica dell'unità d'Italia e della necessità di costruire una nuova idea d'Italia, soprattutto dal 45 in poi, quando i cattolici assumono un nuovo protagonismo all'interno del nuovo Stato repubblicano. Ecco, qui vi è una maggiore complessità, nel senso che c'è un'attenzione alla libertà specifica delle persone, vi è un'attenzione alla dimensione istituzionale. D'altro canto, lui stesso, figlio di un parlamentare, fratello di un altro che era stato anche costituente, e anche qui la forte tendenza di carattere agonistico, soprattutto anche rispetto alle nuove ideologie che in qualche modo si mettevano in contrapposizione o quantomeno in competizione con il cattolicesimo politico. In Francesco il concetto di popolo è più complesso. In esso vi è sicuramente un retaggio della cultura latinoamericana che emerge nel suo rapporto con i movimenti. Vi è chi, ad esempio penso allo storico Loris Zanatta, va giù piuttosto pesante e definisce il Papa un populista sic et simpliciter. Può essere un'interpretazione, anche perché il Papa ha sempre detto di far riferimento più che alla teologia della liberazione, per la quale non ha mai mostrato una particolare simpatia nel periodo delle sue responsabilità all'interno della Compagnia di Gesù o del suo episcopato a Buenos Aires, più che altro alla teologia del popolo. Ma anche lì è chiaro che la dimensione del popolo è una qualche cosa di diverso rispetto alle varie latitudini in cui ci si trova. E tuttavia, nello stesso tempo, non si può non notare come il Papa, nel corso di questi ultimi anni, abbia sviluppato una chiara polemica antipopulista e antisovranista. La stessa scelta, ad esempio, di nominare cardinale l'arcivescovo di Lussemburgo Oellerich, presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali Unione Europea, nemico giurato del sovranismo, contro cui pubblicò proprio la primavera scorsa un saggio molto duro sulla civiltà cattolica prima delle elezioni europee, va in questa direzione, perché probabilmente si è trattato di una nomina mirata e simbolica, come numerose altre nomine mirate e simboliche sono state fatte da questo Papa. Questo non pare essere il profilo di un Papa
solamente ideologo e non pastore né politico. Questa ovviamente non è l'interpretazione di Ottalevi, è l'interpretazione di Galli della Loggia, che ha creato molta, molta irritazione e anche molto scalpore in un articolo comparso proprio qualche giorno fa sul Corriere della Sera. Ecco allora che dal nostro punto di vista si pongono, e vorrei appunto sviluppare questa riflessione insieme con il nostro autore, almeno due questioni, fra le tante che si possono evidentemente che si possono evidenziare. La prima è di questo nodo fra il concetto di libertà religiosa e il concetto di laicità. Come cioè la prevalenza dell'uno o dell'altro orienti diversamente quelle che sono le scelte politiche, sociali, ma anche si potrebbe dire il clima interno alla stessa compagine ecclesiale rispetto all'accentuazione che viene fatto dell'uno o dell'altro concetto. Libertà religiosa che rimanda, secondo l'interpretazione accreditata, più ad una dimensione, si potrebbe dire, anglosassone o comunque più rispettosa di quella che è il pluralismo esistente all'interno della società civile, mentre il concetto di laicità che deriva dalla Rivoluzione francese è più basata sulle distinzioni fra reciproche sfere. E quindi è chiaro che l'uno o la prevalenza dell'uno o dell'altro approccio implica due modalità radicalmente diverse. E in secondo è, e vi accenna proprio nelle pagine finali di Ottalevi, il modo in cui la forma che assume il cattolicesimo politico può incidere anche sulla forma religiosa del cattolicesimo. È chiaro che fra l'una e l'altra cosa c'è sempre una connessione, perché il cattolico che fa politica è comunque anche un cattolico che va in chiesa, che partecipa più o meno alla vita ecclesiale, o almeno dovrebbe esserlo. Il problema è che cos'è il cattolicesimo politico oggi, soprattutto nel momento in cui, di fronte ad un'offerta politica, e lo si è visto anche durante la crisi che stiamo vivendo e da cui stiamo cercando di uscire con grandi difficoltà, e che si porterà dietro la coda di una crisi sociale ed economica che potrebbe essere persino peggiore di quella sanitaria. Ecco, a questo punto però la domanda che si pone è: se l'offerta politica attuale, il quadro politico attuale, appare largamente insufficiente e insoddisfacente, al punto tale che ormai in certi casi sono giunti la crisi del Covid ha fatto venire al pettine tutta una serie di nodi, a partire quella di un regionalismo, come si può dire, né federalista né centralista, con differenziazioni che alla fine sono scadute nelle cose più assurde, tipo la richiesta di passaporti sanitari per passare dall'una all'altra regione, come se questa non fosse un diritto costituzionale riconosciuto e garantito ovviamente dal governo della Repubblica, oppure dall'altra altre crisi che covavano nel tempo, come quella, credo, quasi terminale del problema di un autogoverno della magistratura, che alla fine è diventata una corporazione essa stessa, no, senza maggiori qualità intellettuali e morali rispetto a tutti gli altri poteri dello Stato su cui spesso la magistratura ha esercitato una supremazia impropria nel corso di questi anni. Quindi, tenendo conto di questa difficoltà strutturali che possono diventare anche difficoltà istituzionali, problematiche istituzionali serie, che cosa ha da dire questo cattolicesimo politico, ma soprattutto dove è andato a nascondersi? Perché dal passare dalla critica del quadro attuale ad una alternativa sembra essere sempre più difficile, soprattutto nel momento in cui ci si trova in una fase di profonda divisione e di profonda dispersione del quadro ecclesiale. Ecco, queste sono le tematiche su cui vorrei sviluppare la riflessione insieme con il nostro autore, e ringraziandolo una volta di più per la sua presenza, e cercare appunto di vedere se ci possono essere delle risposte
non dico automaticamente spendibili, ma che possano permetterci di continuare insieme la nostra ricerca, la ricerca nostra. E mi rendo conto che forse per gli amici ticinesi questo non è particolarmente stimolante, perché evidentemente il quadro politico cantonale, il quadro politico svizzero è completamente diverso da quello italiano. Però nello stesso tempo la tematica che noi stiamo sviluppando è probabilmente anche di interesse generale rispetto a quelle che sono a quella che è la situazione concreta della Chiesa, che è la Chiesa a cui noi tutti apparteniamo. Ecco, forse ho parlato troppo, ringrazio una volta di più e lascio la parola a Diotallevi. E io ringrazio voi. Quasi mi verrebbe da dedicare tutto il tempo alle questioni poste da Lorenzo. Bene così? Perfetto. Ok, da Lorenzo, perché io mi sento perfettamente rappresentato dalla sintesi che lui ha fatto del libro. Quindi qualcosa forse sul libro diremo, ma io partirei proprio dalle questioni che ha posto Lorenzo e dalle domande che mi aveva inviato Luigi. Non potendo però non premettere un ricordo personale che va certamente a Giovanni Bianchi, ma per ragioni proprio di relazione personale a Pino Trotta. Noi eravamo... non credo che di essere autorizzato a mettermi al suo livello, ma facciamo finta. Noi eravamo di orientamenti profondamente diversi, per capirci lui era dossettiano, io de Gasperiano, ma non riesco a fare il conto di quanto bene m'ha fatto la sua amicizia, di quale insegnamento per me è stata la sua profondissima umanità e di quante cose mi ha fatto capire, senza le quali oggi sarei ancora più ingenuo e ignorante di quello che sono. In realtà un punto, a parte tanti, ma insomma per le cose di cui stiamo parlando, un punto di contatto era il grande interesse per Sturzo. E poi secondo me io ero più sturziano di lui secondo lui era più sturziano di me, ma questo fa parte del bello della vita. Avendo ricordato Pino e avendo ricordato Giovanni, non possiamo ricordare Beppi Tomai. Non so quanti di voi lo abbiano conosciuto, ma erano tre, anzi Pino e Beppi molto più di Giovanni, che c'era più cose da fare, che per me, quando avevo grosso modo 30-35 anni meno dei 61 che ho adesso, sono stati davvero importanti. Ecco, se stiamo qui a discutere, credo anche perché loro ci hanno lasciato un esempio di umanità e un magistero intellettuale importante. Allora, crisi della Chiesa. Sento rombare una moto, non so se qualcuno di voi è in... in moto, dicevo, crisi della Chiesa. Secondo me dobbiamo riconoscerla e non dobbiamo spaventarci. Stiamo vivendo effettivamente una crisi della Chiesa. I tanti profeti degli ultimi due secoli l'avevano compreso, Newman, Manzoni, Rosmini, Sturzo, Paolo VI, Vittorio Bachelet, quindi eravamo stati avvertiti. Se uno pensa a quel punto che citavamo prima della Ecclesiam Suam, ci sarebbe quasi da dire, ma dove sta la sorpresa? Poi forse lo capiremo dove sta la sorpresa. Eravamo stati abbondantemente avvertiti e se avessimo studiato la storia della Chiesa, io giovanissimo ricordo una grande raccomandazione del Cardinal Pellegrino, mi pare un incontro dei giovani d'Azione Cattolica, attenti ragazzi, negli anni terribili in cui sembrava che CL fosse il paradiso sceso in terra, occhio a chi non conosce la storia della Chiesa. L'ignoranza della storia della Chiesa crea incredibili
handicap spirituali. E la conoscenza della storia della Chiesa ci direbbe che il VI secolo, l'VIII-IX secolo, il già citato XV secolo, non sono stati secoli che hanno conosciuto crisi di dimensioni inferiori. Il punto sta semplicemente nel fatto che i periodi critici per la Chiesa, ma come per ogni società umana, sono più rari dei periodi di continuità. Le istituzioni di per sé funzionano e sono utilissime perché garantiscono una certa inerzia alle condizioni della comunicazione sociale. La loro crisi è un fenomeno piuttosto raro, ma a volte si verifica. Quindi una serena considerazione della storia della Chiesa non ci dice quello che dobbiamo fare oggi, perché ogni crisi è diversa, ma ci dice che non siamo in presenza di niente di inedito. Semmai, e qui bisognerebbe tornarci, ma con un'attenzione esclusiva, siamo, ce lo diceva Paolo VI, ce lo diceva von Balthasar, dei privilegiati a vivere in un tempo di crisi. Spero che la cosa incuriosisca, non mi azzardo a spiegarla, la rimandiamo magari a un'altra circostanza. Ci sono dei momenti di crisi nella storia della Chiesa, perché la Chiesa, come si direbbe in inglese, non è in grado di to cope with, di to deal with, di fare i conti con una società, per esempio la crisi della Chiesa nell'Ottocento. Quelle che abbiamo citato sono invece crisi, se possibile, diverse dalle crisi di adattamento. Sono crisi che la Chiesa conosce insieme a tutto un mondo. Allora, noi siamo in un momento nel quale un mondo finisce, così come era nel VI secolo, con l'aggravante, così come era nel XV secolo, con l'aggravante che in questo mondo, ecco perché è appropriatissimo il riferimento alla nozione di cristianità che Luigi faceva citando Mounier, perché nel mondo che oggi va in crisi il cristianesimo ha un ruolo importante, quindi la botta più forte. Non siamo solo in difficoltà nel fare i conti con, ma siamo partecipi di un mondo che finisce, e non partecipi tra i tanti, ma partecipi come coloro che hanno messo una parte importante della calce che ha tenuto insieme i pezzi di quell'edificio. Quindi a botte è forte, ma ripeto, non è la prima volta, e ha nascosto un privilegio spirituale, una grazia che andrebbe indagata, perché se no ci sembra... Faccio un esempio tratto dall'attualità. Ancora di più di quanto io non debba a Pino, devo a Enzo Bianchi e agli amici di Bose. Guai a scandalizzarsi di quello che sta succedendo a Bose, eh? Sarebbe non aver capito nulla del loro magistero. Perché se io sono disposto a credere solo concependo la fede come qualcosa dentro la quale sta tutta la mia umanità, dentro la mia umanità, la mia sicuro, forse anche la vostra, sicuramente la loro, c'è anche del male. Quindi c'è un grande magistero in questa crisi. Naturalmente poi ci sono gli sciacalli, sia tra i sostenitori che tra i denigratori, che le hanno utilizzata, ma questo fa parte delle vicende del mondo. C'è una grande lezione. Nessuno di noi è al di sopra persino delle cose buone che capisce. E quindi stiamo in un momento di grande crisi. Avevamo delle avvisaglie, potevamo averlo capito. Abbiamo sprecato la profezia del Vaticano II, ma questo succedeva anche al popolo di Israele, e eccoci qua. Come diceva il maestro Alberto Manzi, non è mai troppo tardi, anche perché poi domani è Pentecoste, per cui insomma, sarebbe un atto di orgoglio verso lo Spirito Santo pensare che il tempo è perso. La situazione, secondo me, è leggermente più grave di come la metteva Mounier, perché la distinzione tra cristianesimo e cristianità, come tutte le distinzioni,
è analiticamente utile fino a un certo punto, poi diventa depistante, perché non esiste nessun cristianesimo che non viva dentro una cristianità. Faccio un esempio. Se la domenica è giorno di lavoro, è un casino andare alla messa, perché quando ci vado? Il fatto che il giorno festivo sia un giorno nel quale noi celebriamo la Pasqua settimanale ha i suoi vantaggi. Questa è la cristianità. Cioè che, qui parlo proprio da sociologo, dei valori, delle norme, delle conoscenze di un gruppo siano istituzionalizzati con vantaggio generale, perché poi tu becchi solo il fatto del giorno del riposo e non vai alla messa, qualcun altro becca il giorno del riposo e va alla messa, bravi gli etiopi che hanno conservato sia il sabato che la domenica, sono arrivati al weekend molto prima di noi europei, ma insomma, allora attenzione a fare gli splendidi, viviamo il cristianesimo allo stato puro senza cristianità, perché semplicemente è impossibile. Riduciamo il cristianesimo a intenzione perché i segni non contano niente, quello che conta è dentro, balle romantiche che hanno segnato quel periodo, anche qui lo cito, ma non posso approfondirlo, ma lo raccomando, io mi ci sono esercitato in un saggio che è uscito nell'ultimo numero della rivista dello Sturzo. È importantissimo riflettere sul periodo 67-69, perché in quel momento balle di questo genere hanno portato alla crisi della maggioranza conciliare fatta di liberali e progressisti, dove i veri progressisti ovviamente sono i liberali, perché i progressisti non erano altro che degli intransigenti deboli rispetto agli intransigenti cattivi, che almeno avevano l'ingenuità di manifestare tutta la loro intransigenza. Difatti la caratteristica, pensate a Murri o a Balducci, è che gli intransigenti transitano dalla destra alla sinistra. I veri riformisti sono i liberali, non sono i progressisti, ma comunque questa maggioranza liberali e progressisti intorno a Paolo VI aveva vinto il concilio. Tirate, quando si cominciavano a tirare le somme di questa vittoria, i progressisti hanno cominciato a contestare sulla base di una certa serie di idee, di interessi, tutte maturate prima del concilio, quindi pur facendo riferimento ai testi del Vaticano II, in realtà facevano riferimento alla tarda stagione di Pio XII, si è andata in crisi la maggioranza montiniana e ha cominciato a perdere i colpi quella forza di rinnovamento che era portatrice di quello che resta a tutt'oggi, Ecclesiam Suam, Evangelii Nuntiandi, la parte buona, nessuno svenga, del vero spirito modernista, che non è la frazione eretica giustamente colpita dalla Pascendi, ma quella profonda intuizione newmaniana, rosminiana, manzoniana, che la modernità non è una maledizione, ma è un kairos della fede, perché aiuta a approfondire, a gustare di più, a vivere più radicalmente il senso del cristianesimo. Questo è l'Evangelii Nuntiandi di Paolo VI. Questa maggioranza, sconfitta più volte dal fascismo, ma dal Vaticano, pensate alla cacciata di Sturzo del 24, alla cacciata di Montini del 31, quando era assistente della Fuci, e poi alla fine, questi sono, prima De Gasperi con la Costituzione, poi Montini con il Vaticano II, avevano ripreso in mano i tardi anni 60, sono il movimento conservatore del 68 che distrugge il vero progressismo liberale nella Chiesa e nella società. E l'esempio ce lo offre proprio la domanda che ci faceva Lorenzo sulla questione laicità e libertà religiosa. Allora, nella Costituzione italiana non esiste né la parola né il concetto di laicità. Nel Vaticano II non esiste né la parola né il concetto di laicità.
Naturalmente la Corte Costituzionale, ad opera di un cattolico democratico, Casavola, complimenti, si è inventata che la laicità sia, fosse un principio costituzionale. Tutto il prodismo, ahimè anche il dossettismo, si è inventato che dopo il concilio siamo tutti laici, e in realtà la dignitatis umana, il documento del Vaticano II che si occupa del rapporto tra Stato e Chiesa, opta tra due modelli alternativi, quello della laicità e quello della libertà religiosa, opta per il modello della libertà religiosa. La differenza, nei termini essenziali, è semplicissima. Usiamo l'espressione di Jefferson, il muro di separazione tra i poteri politici e i poteri religiosi. Per il modello della libertà religiosa, scusate, per il modello della laicità, che non distingue affatto le sfere, qui sono in disaccordo con Lorenzo, il muro di separazione passa tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. Lo spazio pubblico è di intera competenza della politica, e dunque abbiamo lo Stato, la religione, come varie altre cose, finisce nello spazio privato. Citoyen en public, catholique chez toi. Cioè, tu alla fine, se fai per Milano o per l'Inter, non mi interessa niente. L'importante è che non lo dici in pubblico. Nel modello della libertà religiosa, il muro di separazione tra poteri politici e poteri religiosi c'è, ma passa attraverso lo spazio pubblico, non tra lo spazio pubblico e lo spazio privato. Quindi è perpendicolare al muro di separazione della laicità, con l'effetto non trascurabile che lo spazio pubblico non è monopolio di alcun potere, perché il potere politico, il potere religioso, il potere familiare, il potere scientifico, il potere dell'imprenditore sono tutti poteri pubblici, i quali, confliggendo l'uno con l'altro, evitano che lo spazio pubblico sia dominato da uno qualsiasi di quelli. La dottrina sociale della Chiesa, in cui qui massimamente influenzata da Sturzo e da Agostino, opta per quello, da Gelasio, dal Dictatus Pape, eccetera, eccetera, opta per il modello della libertà religiosa, con una operazione di una rivoluzionarietà effettiva, incredibile, perché la libertà religiosa 50 anni prima era all'indice. Montini e De Gasperi, contro il grosso dei democristiani, contro la civiltà cattolica e contro Pio XII, fanno sì che nella nostra Costituzione ci sia la libertà religiosa, non il modello confessionale e laico, che sono esattamente la stessa cosa. Cioè uno Stato, come primato organizzato della politica sull'intera società, ha bisogno di un cemento sociale che può all'inizio comprarsi dei preti. Quando diventa affetto da mania di grandezza, pensa di poter autoprodurre. Il secondo caso è la laicità, che è un'altra forma di religione, cioè una religione in cui la politica sacralizza se stessa. Prodi, Amato, come si chiama, Napolitano, no? Pensate alla sottile idea di nominare Monti senatore a vita due giorni prima dell'incarico, sì da renderlo in eterno politicamente irresponsabile dei propri atti politici. Disegno da manuale fino alla Terza Repubblica, quindi confessionalismo e laicità sono la stessa cosa. Cambia il grado e, diciamo, la protervia della politica nella produzione e nell'uso della religione. Pretendere che il Vaticano II avesse insegnato la laicità è l'aver messo in crisi il modello che invece il Vaticano II aveva proposto. Farlo da sinistra non è più simpatico che farlo da destra. Il cattolicesimo politico è un altro di questi esempi. Il modello ecclesiale funziona sulla base di uno strano dentro fuori. Resta una distinzione tra dentro e fuori, apostolato dei pastori, apostolato dei laici. Una forma dell'apostolato dei laici è l'impegno dei laici in politica,
esso diventa rilevante quando organizzato, ma attenzione, organizzato significa che devi necessariamente fare partito, ma devi capire che se non ti organizzi non fai politica, perché la politica è azione collettiva. Questo modello implica che il fondamentale, la base dell'esercizio dell'apostolato dei laici non è il coinvolgimento nella pastorale. Mai fidarsi di laici che hanno tanto tempo di stare in chiesa, perché non sono laici, ma è quello che si fa nel mondo che diventa dentro la chiesa rilevante, anzi ancora più rilevante dell'apostolato dei pastori, che è ordinato all'apostolato dei laici, sicché quelli giungano alla salvezza, diceva Luigi Sartori, altro protagonista della stagione conciliare, un teologo trentino, giungono alla salvezza, occhio alla successione degli avverbi, liberamente e ordinatamente. Giovanni Paolo II, Ratzinger, Francesco hanno sistematicamente distrutto la nozione di apostolato dei laici, fino al punto comico che il CNAL, la Consulta Nazionale per l'Apostolato dei Laici, è stata mutata senza nessuna apparente variazione del suo... come si chiama il termine con acronimo, che è sempre CNAL, ma è Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali, perché ovviamente i movimenti e i partiti delle pastorali non tolleravano la nozione dell'apostolato dei laici, per capirci l'azione cattolica, e hanno prodotto questa simpatica variazione. Allora, organico tanto al confessionalismo quanto al laicismo è la figura dell'indipendente di sinistra, o dell'indipendente di destra, o dell'indipendente di centro, cioè dell'attività politica come integrazione di reddito, dell'attività politica condotta a titolo individuale, la quale ovviamente può anche creare delle grandi fortune, ma non produce nessuna efficacia politica. Se noi vogliamo valutare l'esperienza ruiniana, sulla quale io pubblicamente mi espresso in termini negativi e non intendo certo rivalutare oggi, dobbiamo valutare questo punto, cioè l'opzione per la laicità, l'opzione per la visibilità senza rilevanza del cattolicesimo politico, cioè in politico, Prodi, che non fa liste come gli chiedeva Parisi, ma si offre al miglior offerente. Ricordate che l'entrata in politica di Prodi nasce su richiesta di Ruini, poi si trasforma in quella cosa che è stata quell'esperienza che abbiamo tutti sotto gli occhi. Allora, il punto è che noi, anni 70, anni 80, anni 90, viviamo un doppio tradimento del concilio da parte dei conservatori e da parte dei progressisti. Questo processo non è un processo che si svolge dentro il cattolicesimo e in Italia come se stessimo su Marte. Si svolge all'interno di una tensione tra religione e modernizzazione che ha caratteri globali e che sostanzialmente prevede tre possibilità, ma non solo per il rapporto tra sottosistema religioso e società globale. Ancora qualche minuto, ho sforato, avevo 20 minuti a disposizione, me ne prendo altri 3 o 4. Non solo il sistema religioso ha questo tipo di problemi, ma se avessimo tempo potremmo osservare che il sistema scientifico, il sistema economico, il sistema politico hanno gli stessi problemi, che naturalmente assumono forme diverse. Io continuerò a parlare per comodità un linguaggio cattolico e italiano, ma col tempo potremmo tranquillamente generalizzare. Allora, quindi contestualizziamo all'Europa continentale. La modernità, a partire dal X secolo, ho detto decimo, fino al XV secolo, e ho citato, non posso spiegarlo, lo stesso 400 al quale faceva riferimento Gaiani, il 400 del conciliarismo, per esempio, procede serenamente come crescita della differenziazione.
tra sfere sociali. In questo senso, il vero significato della lotta per le investiture è la realizzazione in un'area renano-padana di un fenomeno che non c'era nella Parigi carolingia, che non c'era nella Damasco del Califfo, che non c'era a Bisanzio, di una società non fondata sul primato di un potere, ma sul conflitto tra due poteri. La Societas cristiana è poliarchica costitutivamente, perché gli ottoni, gli imperatori, non sono lo Stato, sono l'articolazione del potere politico dentro una società che è cristiana e che preferisce un conflitto tra potere politico e potere religioso che il dominio dell'uno. Questa è la poliarchia, adesso faccio arrabbiare, che vive in certe vene profonde, positive, della prima esperienza leghista, profondamente contraddetta dal, e ve lo dice un Terrone che anche volendo non sarebbe mai potuto essere leghista, profondamente contraddetta dal sovranismo salviniano, chiusa la parentesi, fino al XIV secolo, rappresentato dalla allegoria degli effetti del buon governo in città di Ambrogio Lorenzetti di Siena, è il nasce l'università, nasce il mercato, le chiese sono autonome, i poteri politici sono plurali, la civitas. E questo è il carattere dominante unitario dei processi di modernizzazione nei primi cinque secoli. Nella porzione dell'Europa continentale, non in quella dell'Europa britannica, il XV secolo, ahimè, per demerito di Lutero e poi Baudin e poi Molina, conosce un'operazione reazionaria, cioè di risemplificazione della società sotto il dominio della politica. Qui nasce lo Stato, questo è lo Stato come esperienza assolutamente non universale, assolutamente non associabile in modo esclusivo alla modernità, perché gli inglesi, così come la Siena del 400, lo Stato non sanno neppure cos'è, noi sì, il primato della politica, la piramide alle spalle di Macron, questo è lo Stato, la sovranità, che poi la sovranità sia quella di Conte, di Napolitano, della Meloni, di Salvini, di Di Maio o di Franceschini, non cambia niente, sempre sovranità è, la puoi declinare da destra e da sinistra. Ma Mussolini, come si chiama, Hitler, Che Guevara o Stalin o Lenin, o Xi Jinping, sono la stessa cosa. Quello che è importante osservare è che fine fa il cristianesimo dentro il modello statale. Diventa una struttura, una infrastruttura dello Stato, religion as state infrastructure, cioè una risorsa attraverso la quale lo Stato procede al disciplinamento indiretto dei comportamenti più minuti, il sesso, la salute, l'educazione, mentre che ne so, sul diritto, sulla forza militare o sull'economia, il controllo è diretto. Queste sono le confessioni religiose. Questo modello, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, comincia ad andare in crisi e quella che noi stiamo vivendo è la crisi del modello confessionale. Il Vaticano, Newman, il modernismo, il Vaticano II, ne erano state la profezia, la comprensione. Ovviamente non sta scritto da nessuna parte che le crisi hanno un esito positivo. Quindi noi oggi ci troviamo di fronte a una possibilità neoconfessionale, Xi Jinping che ricopre il marxismo, il confucianesimo, Putin che riscopre l'ortodossia, Salvini che riscopre il rosario, ma anche la sinistra che riscopre la teologia della liberazione, stessa roba. Cioè usare un po' di colla religiosa per ricostruire lo Stato. Attenzione, perché il distanziamento sociale, questo è una forma estrema di disciplinamento sociale, che quando c'è l'epidemia c'è senso, ma qui c'è il rischio che venga reso stabile. E questa è una prospettiva. Il ruinismo sta qui, il tentativo di fare un neoconfessionalismo un po' meno debole,
del confessionalismo di altri prelati più succubi alla sinistra. La seconda possibilità è quella che i sociologi chiamano low intensity religion, cioè dire: se io mi compro una giacchetta o un gilet come quelli di Arbore, non ci posso mettere qualsiasi altra giacchetta o qualsiasi gilet, perché se ho una giacca arancione, ci posso mettere. Se io invece produco giacche grigie, una giacca grigia va con tutto, una gonna grigia va con tutto. Allora, io posso ridurre la specificità, aumentare la compatibilità dei prodotti e dei servizi religiosi, facendo così aumentare le chance del loro consumo. Si chiama democratization of religion, cioè il consumatore religioso ha più chance di decisione dei prodotti da consumare. Quello che noi abbiamo visto manifestarsi pienamente nel corso di questa pandemia, quindi lo scambio della presenza col video, è tutta roba che viene da Wojtyła, cioè dalla spettacolarizzazione delle liturgie. La moltiplicazione delle prelature personali, lo spazio e i movimenti, è il tentativo di tenere botta diversificando l'offerta. Ma che significa la diversificazione dell'offerta? La diversificazione dell'offerta significa maggiore arbitraggio individuale, per cui vabbè, i catecumeni, i neocatecumenali, un po' di preti li fanno, però a patto che io non gli controllo il seminario, vabbè, non glielo controllo, così i numeri restano alti, e così Sant'Egidio, CL e tutto quello che volete voi. La terza possibilità è il modello ecclesiale, quello che ci consegna il Paolo VI e il Vaticano II. Queste sono le tre possibilità che oggi ci abbiamo davanti. Io chiudo dicendo che mi pare, per delle ragioni che porto nel libro, che non ci si debba concentrare, anche se c'è, sulla differenza tra Wojtyła e Ratzinger da una parte e Francesco dall'altra, ma sulla differenza tra questi tre e Montini. La discontinuità tra Montini e questi tre è, mi pare, empiricamente parlando, non parliamo delle persone, del loro valore, tutta gente che andrà in paradiso prima di me, ma dei loro modelli e delle loro scelte, mi pare, se io parlo di misericordina, scatoletta con le preghiere distribuita da Francesco, se io parlo di prelatura personale, probabilmente se fosse vivo Paolo VI mi verrebbe bastonato col pastorale. Se io parlo di pluralizzazione dei riti, se io parlo di concessione del valore sacramentale, della riconciliazione a ministri che appartengono a un'associazione non in perfetta comunione con la Chiesa, se io piglio questi indicatori, le differenze tra Francesco, Ratzinger e Wojtyła si riducono. Le politiche nella letteratura internazionale, allora, noi diciamo i movimenti di Giovanni Paolo II, di Ratzinger, ma nella letteratura sociologica internazionale, con ragioni biografiche evidentissime, Francesco è studiato come l'arrivo al vertice buonultima della Chiesa cattolica della pressione pentecostale. Altre confessioni cristiane meno strutturate hanno visto questo arrivo più velocemente. La Chiesa cattolica è più attrezzata, ha resistito un po' di più, ma noi, diciamo, abbiamo visto consumarsi questa ascesa. Per cui il cattolicesimo, come tutte le altre tradizioni religiose, oggi è di fronte a questa triplice, così sommariamente riassunta, alternativa: neoconfessionalismo debole, per cui magari ti danno pure la copertina su Vanity Fair, ma non è che decidi tu qual è il contenuto delle leggi; low intensity religion, svolta ecclesiale del Vaticano II. Io non avrei nulla da eccepire alla sincerità con la quale Francesco si ispira alle parole che dedica a Paolo VI, però quando io sento dire lo slogan peronista e poi dei movimenti sociali "tierra, techo y trabajo", cioè lo Stato deve dare a tutti terra, tetto e lavoro, io non penso al popolare, nel senso sturziano del termine,
Paolo VI, che non concepiva neanche la possibilità dell'esistenza dello Stato, che lo Stato è il monopolio della politica sul bene comune. Quando tu, ahimè, come diceva Dossetti, la politica si occupa del bene comune, manco per sogno, come dice la Dignitatis Humanae, tutte le sfere sociali si occupano per parte loro del bene comune, la politica si occupa di quel pezzetto di bene comune importante, ma assolutamente parziale, che è l'ordine pubblico. Ecco, non è merito di Paolo VI essere nato a Brescia, non è colpa di Francesco essere nato a Buenos Aires sotto Perone, aver partecipato alla redazione del modello nazionale, la grande eredità lasciata, secondo lui, da Perón alle generazioni future. A noi, per me, da come abbraccia il malato Francesco, lo stipendio si è guadagnato, l'esempio me l'ha dato, quindi nulla da eccepire. Ma noi che da credenti oggi cerchiamo di rispondere alle tre domande: da quale chiesa veniamo, quale chiesa stiamo vivendo, quale chiesa futura, che mi poneva Luigi, non tener conto di queste differenze ci toglie tanto e non ci dà nulla. Grazie. Grazie Luca, grazie veramente per questa bella, molto profonda, non è una banalità, molto profonda riflessione, anche mirabile per sintesi, per la verità, perché mi pare che tu abbia toccato veramente in maniera anche ben costruita temi enormi, quali quello del rapporto tra potere religioso e potere statale, evidenziando quindi quale connessione ci può essere tra queste due sfere. E non ti dirò cose che già conosci, la ribadisco semplicemente per dovere d'ufficio, del momento che un pochino abbiamo toccato anche quello che può essere il ruolo dei cattolici nella vita politica e sociale, che questo naturalmente è parte importante, no? Della corrente dossettiana. Non ti dirò cose che già conosci. Una cosa però la specifico, cioè è quell'idea che poi permea dentro a quel cosiddetto riformismo, sul quale mi pare che abbiamo qualche desiderio anche di approfondirlo, cioè che proprio l'intervento dei cattolici per la loro formazione, per il modo in cui evidentemente fanno chiesa, può essere creativo ed evolutivo nel governo della sfera sociale. Quindi questo è tipicamente diciamo in linea con quella idea del cattolicesimo politico declinato nel versante democratico, che fu di Orsetti, fu anche di Moro. E il secondo, però, questo è un elemento che forse non ho colto io, però probabilmente non ho colto il punto di crisi di tutta la costruzione, mi pare essere rappresentato in quello che poi ruini da un versante, magari Francesco dall'altro, hanno sicuramente individuato, cioè la fine di quella situazione di fatto che poi determinava anche il modo di pensare dei cattolici in politica, per la quale la Chiesa, intesa come comunità dei credenti, passa dall'essere maggioritaria all'essere minoritaria nel contesto in cui opera. Quindi i cristiani, rispetto alla cristianità, o meglio, la cristianità vissuta rispetto a quella solo, diciamo, annunciata, cambia un po' di rapporto. E allora forse in questo passaggio da maggioranza a minoranza forse c'è il nodo del problema, cioè quindi anche dell'atteggiamento possibile, anche per tornare alle parole di Lorenzo, ma anche per scendere nei temi toccati da Luigi fondamentalmente, il nodo possibile della crisi, proprio di senso, della presenza dei cristiani rispetto al mondo in cui si trovano, che nella forma poi politica prende dei versanti che poi questi, si può scendere in profondità, ma la chiudo qui. Queste due cose volevo evidenziarle. Però a questo punto, quindi, visto che sinceramente, e ti ringrazio veramente tanto per questa relazione così, così approfondita,
Io passo direttamente, ricordando sia a Luigi che a Lorenzo che hanno poi facoltà di intervenire, perché la giornata mi sembra veramente interessante e complessa, ai primi interventi, ricordando a tutti che si prenotano in chat e che insomma si chiede una certa puntualità nell'intervento, cioè di andare a toccare possibilmente delle questioni puntuali più del solito. Quindi chiedo a tutti di prenotare il proprio intervento in chat, non so se ce ne sono già state alcune di prenotazione, mi pare di no, però ecco, via libera. Paolo Masciocchi ha effettivamente ha chiesto l'intervento, quindi prego Paolo. Sì, un attimo che sto abilitando il video, eccomi. Grazie mille per la relazione e anche per il contorno di questioni che sono state affrontate con questa sintetica puntualità. Volevo chiedere a Diotta Levi, io ho un'origine formativa sociologico-giuridica, ma sono sempre stato particolarmente interessato e mi sono sempre stati cari i temi di relazione tra il cristianesimo e le valutazioni che altre scienze in qualche modo considerano primarie, compresa anche la dottrina dello Stato, e le valutazioni di relazione tra gli aspetti di costruzione della relazione politica e la relazione tra il mondo interiore e queste realtà. E quindi la mia domanda è questa: vorrei capire se secondo lui non è venuta a mancare nei tempi più recenti, parlando proprio anche dei concili e di quanto è accaduto successivamente ai concili, una vera autentica riflessione su questioni di natura cristologica. Cioè i primi concili della Chiesa, i primi quattro fondamentalmente, hanno risolto questioni non da poco, non solo in tema di un respingimento di eresie o di attestazione della veridicità del cristianesimo e di contributo agli aspetti sociali e religiosi, ma ha anche dato una fondazione non da poco a quelle che sarebbero state le prime questioni fondamentali di costruzione di un rapporto tra ciò che è spirituale e ciò che spirituale non è, ma è temporale. Mi pare straordinario in questo senso il Concilio di Calcedonia, ma mi pare che in realtà il contributo novecentesco da questo punto di vista sia stato un po' diverso, e quindi vorrei capire il suo punto di vista da questo punto di vista, quindi la riflessione cristologica, quanto ancora è possibile trarre da uno studio, da una valutazione della complessità di Cristo nella dimensione invece della cultura contemporanea, e che cosa possiamo ancora estrapolare rispetto a queste tre visioni che sono state portate a contributo come possibili soluzioni attualmente presenti nel panorama attuale. Grazie. Come facciamo? Rispondiamo domanda per domanda? Ecco, sì, facciamo così. Non ho capito. Sì, facciamo domanda domanda in modo da... Okay, perfetto. Allora, io sono un po' d'accordo e un po' no con quello che ha detto Paolo. Sono d'accordo perché le questioni cristologiche sono un modo per vedere il centro del cristianesimo. E al centro del cristianesimo c'è questo stranissimo impasto di natura umana e natura divina, per utilizzare termini sbagliati. Non sono d'accordo sul fatto che non ci sia stata attenzione a questo punto, perché se noi osserviamo il Concilio, il Magistero del Concilio, ecco, un testo come la Gaudium et Spes Pes è un testo cristologico, ma potremmo vederlo ovunque, Lumen Gentium è un testo cristologico, i dibattiti ci sono stati. Direi che dobbiamo andare a trovare questo... il carattere rilevante della questione cristologica là dove si è manifestata, cioè non si è manifestata in modo diretto ma indiretto. Faccio due esempi. Il primo è
che cosa ne è stato del tomismo quando le scienze della natura si sono fatte povere, cioè il positivismo? Perché non credo che rispetto alla teoria della probabilità o all'epistemologia popperiana o alla storia della scienza di Kuhn, il tomismo, perché di questo si tratta, di De Lubac, avrebbe problemi. Il punto è che il tomismo, il positivismo di fine Ottocento e di inizio Novecento, pensate a un maestro per tutti noi, Lazzati. In Lazzati c'è un'idea di natura che cerca di rappresentare questa, ma in tutta la sua autonomia, il che mi ha fatto venire in mente uno dei passaggi più controversi del Concilio, che è quello sulla legittima autonomia delle realtà temporali, un'interpretazione del quale ha portato Prodi a dire: io non c'ho bisogno di ascoltare nessuno, perché questa concezione povera della natura, quando la salvi, ti metti, la concezione mariteniana della natura, quando la salvi, ti metti in rotta con qualsiasi comprensione più complessa della natura, che invece salva uno spazio per il desiderio di Dio, per la grazia. Cioè, se tu adotti il sistema naturale sovrannaturale che era stato pensato quando nessuno immaginava la nozione di natura del positivismo di fine Ottocento, è chiaro che poi c'è problemi. Ma lì la questione è: volete indirettamente o direttamente cristologica? Che cosa dico della natura umana se penso che la natura umana è un sistema chiuso? Se penso che la natura umana è un sistema chiuso, ci siamo fregati. Resta spazio solo o per un evoluzionismo alla Teilhard de Chardin o per un trascendentalismo tattico, per cui io sono di formazione cristiana, ma sulle cose della vita non c'ho niente da dire perché lì parla la scienza, no? Abbiamo sentito l'idolatratissimo Conte dei vescovi italiani, che idea di scienza si porta dietro? Popper, Weber, Kuhn o Einstein, gli verrebbero i brividi. La stessa cosa la possiamo dire per il rito. Lì è oggi viva la questione cristologica. Perché la messa è il rito che mi mette in condizione non di parlare di Dio, ma con Dio? Se noi riduciamo la messa a uno spettacolo, i sacramenti a simboli, tutto finisce in un romanticismo schleiermacheriano molto meno serio, perché almeno il succitato era uno che queste cose le viveva sul serio. Per cui direi che Paolo può essere sereno, cioè la questione cristologica è la questione, dobbiamo andarla a trovare dove essa si manifesta. Grazie Luca. Paolo, se vuoi una breve replica, c'è spazio. Che mi rendo conto che sono tematiche che richiedono anche un minimo di approfondimento. Se vuoi, altrimenti... Certo. Prego, prego. Ecco, non so se mi si vede perché ho uno scarso riscontro della mia presenza. Comunque, si sente bene? Sì, si sente. Ecco, niente... grazie per le precisazioni. Chiaramente il mio non era era un intervento che non aveva natura disfattista in relazione alle riflessioni della cristologia contemporanea o moderna. Ovviamente mi riferivo alla visualizzazione di un concetto, di un contesto di unitarietà che avrebbe in altri tempi garantito la possibilità di costruire una direzione, una visione di riaccompagnamento all'unità del mondo cristiano, che in questo momento pare, siamo partiti con la premessa della crisi, e questa visione della crisi Paolo, senza interrompere il tuo intervento, cioè interrompendo il tuo intervento ma senza chiuderlo, intervento sul punto che hai toccato, cioè l'idea di affidare alla teoria la guida della prassi è esattamente una delle cose che è finita.
Questo non è esattamente quello che sto dicendo, però. Ah, allora non ho capito io. Ok, no. Perfetto. Anche perché, francamente, mi riaffaccio ad una visione che non è necessariamente legata a un modello preconciliare di intervento, di una modellistica, no? Che in realtà ha una sua connaturazione più di tipo filosofico, dovremmo dire più di tipo kantiano, no? O cartesiano, cioè bisognerebbe pensare a un macro modello di cultura, no? Non è quello. Non è quello. Io sto semplicemente pensando che ci sono stati momenti della storia in cui l'innesco di una individuazione di un elemento cristologico ha permesso un salto di qualità teorico e pratico insieme. Cioè, dove la cultura è stata investita di questa possibilità, la cultura ovviamente cristiana, ma anche generale. Pensiamo ad esempio alla nascita dei diritti. La nascita dei diritti viene ovviamente da un contesto cristiano. Sappiamo che questo sacerdote, di cui adesso non ricordo il nome, che è stato il fondatore del concetto di diritto, di diritto soggettivo, nel tema della missionarietà nelle Americhe, per primo visualizzò questo in funzione ovviamente di una sensibilità cristologica. Non sarebbero nati i diritti, non sarebbe stato portato uno spazio di sviluppo della romanizzazione delle basi del diritto verso una concezione diversa della personificazione con un contenuto giuridico. Questo, ad esempio, è una base inestinguibile della fiamma del cristianesimo riportata ad una visione tecnica e anche costitutiva di una cultura, ma è anche pratico. Ora, questo aspetto mi sembra, prima mi è piaciuto moltissimo il riferimento alla generalizzazione, anche se poi non è stata sviluppata giustamente per il contesto, al tema delle scienze, no? E quindi alla possibilità che le scienze, l'economia o altre questioni, adesso l'epistemologia, possano essere investite di una valutazione generale alla stessa maniera in cui stiamo oggi dialogando del tema del rapporto tra cristianesimo, cultura e quant'altro. Ecco, quello che voglio dire è che a mio avviso manca una rivisualizzazione unitaria, dico il coraggio anche di uno studio impegnato teorico-pratico, cioè che possa permettere di capire qual è l'informazione di base su cui dobbiamo orientarci per ricostruire un'unità che sia sia percepibile a livello ecclesiologico, ma sia anche sviluppabile contemporaneamente nel mondo, secondo una prospettiva di una cultura condivisa che francamente oggi manca, non c'è, non si sente. Il mainstream, quello postmoderno e neanche quello modernista, è una condizione che permette addirittura il taglio definitivo tra l'aspetto generale, perché è una condizione permanente, e il senso del rapporto personale e comunitario con qualcosa che accompagna tutti insieme. Non è neanche un senso della storia, è proprio una sensibilità pratica, una sensibilità dello stare insieme. I modelli a cui ti riferivi poc'anzi, da Kuhn o andando indietro Popper, eccetera, sono modelli ormai, anche dovrei dire, decostruiti della loro valenza, generalizzata. Nelle scienze, per esempio, i concetti di correlazione, no? Mettere insieme dati da una parte all'altra per arrivare a dei risultati, hanno alle spalle delle premesse che possono essere totalmente ignote, non considerate, taciute. Cioè questa cosa qua è presente tanto nel discorso che abbiamo detto oggi, effettivamente, quanto in altro. L'economia, lasciamo perdere. I grandi modelli, le grandi narrazioni, i modelli keynesiani, il modello monetarista, che va bene, è imperante, eccetera, ma non sono modelli che attualmente garantiscono una tenuta universale che agganci tutto quanto. E anche se il Papa, in tutta la sua, intuizione spirituale, porta questo ad una riflessione globale anche sul tema dell'economia, questo invito che ha fatto agli economisti, eccetera, che adesso è stato rinviato, la dottrina sociale della Chiesa. Ecco, a mio avviso c'è ancora qualcosa che manca nel fondamento cristologico e in una rilettura pratica e generale, ambientale, complessa, di quello che dovrebbe essere il nostro apporto di laici oggi. Ecco, in questo volevo. Grazie. Grazie Paolo. Chiederei a Luca di fare un'ulteriore precisazione su questo, però dopo l'intervento di Marita, che ha già prenotato, quindi se riesci Luca, per favore, a sviluppare bene questo punto, però non immediatamente.
Quindi in linea Marica per il suo intervento. Sì, faccio un po' di fatica, perché esiste una dimensione in tutto questo che è necessariamente la dimensione personale. Attualmente tendo a definirmi come in esilio. Una dimensione, non so se si sente, come una, sì, okay. Si sente. Una dimensione, oserei dire, di esilio, che ha sicuramente delle basi feconde, perché senza esilio non c'è storia del popolo di Dio, e forse è una dimensione ancora in parte complessa per la Chiesa. E questa è la questione, se vogliamo, personale. Dall'altra è premesso il fatto che io non credo che si possa ritornare a una, come dire, concezione unità totale, posto che ci sia stata, posto che mai ci sia stata nella dimensione della Chiesa, no? Le correnti sotterranee che sempre scorrevano. Anche perché quantomeno la riflessione cristologica dovrebbe tenere conto dell'altra metà del cielo, se vuole portare a unitarietà universale, questa volta veramente, il mondo. E su questo la Chiesa ha ancora parecchia strada da fare, ma anche la politica. No, la questione, tornando in un certo senso a questi ultimi mesi, io credo che abbiamo visto sostanzialmente l'inessenzialità del laicato italiano, anche sulle questioni che riguardavano il sacramento, una presa di posizione dei vescovi, che poi sono tornati indietro sulla questione delle messe, perché avevano, come dire, buttato un po' troppo avanti, in maniera, oserei dire, un po' violenta la questione della messa, e non perché io voglia svalutare il sacramento, ma perché il sacramento è importante, ma, come dire, è importante nella dimensione di popolo di sacerdoti. E quindi, come dire, in questo senso non nutro grandi speranze. E non nutro grandi speranze perché vedo un grande deserto. Allora, se sto in esilio, nel deserto ci sto. Spero, come dire, che prima o poi si ritrovi la strada di un percorso che ci riconduca non tanto a una centralità, ma a una parresia, a una libertà di parola e di posizione. Quindi sono molto poco, se volete, in questo momento attenta a tutto il percorso storico interessantissimo che è stato fatto, anche perché si aprirebbero infinite, ma non lo so, forse un tentativo di speranza. Ho come l'impressione che dal 77, il famoso convegno di Scoppola, è passata tanta acqua sotto i ponti, ma politicamente dovremmo tornare un po' lì, e invece come Chiesa, boh, non so, forse mi pongo come Martini nell'ultimo periodo, no? Quello dei colloqui a Gerusalemme. Basta. Prego Luca, vai pure. Direi che è facile rispondere, ovviamente in modo povero e provvisorio, alle cose che diceva Paolo e quello che diceva Marica, e è una risposta assolutamente personale. Cioè, io ho la sensazione che la mancanza dello schema culturale, dell'orizzonte culturale unificante, come diceva Paolo, e la condizione di esilio di cui parlava Marica, sono condizioni normali. Possiamo descrivere, possiamo discutere
il loro grado. Ma io credo che sia più salutare sentirsi nella condizione che Marika ha descritto che in una condizione di terra solida sotto i piedi. Naturalmente non stiamo qui a martirizzarci, stiamo qui a camminare e l'atteggiamento che Marika rappresentava io lo trovo molto confortante, perché è un atteggiamento, per esempio, anti-idolatrico. Io credo che la scelta religiosa sia esattamente quella cosa lì. Camminare attraverso la storia sapendo riconoscere i segni e assumendo un atteggiamento di sereno agonismo. Questi segni sono anticipazioni di una vittoria finale certa che è cominciata ma che non è stata ancora portata a compimento. Mi fido di più di una persona che si sente in esilio che non di una persona che sta su un trono. Trovo più sana una persona che si sente in esilio di una persona che si trova, che si sente in perfetta forma. Poi quale sia questa forma d'uomo, se l'unica forma d'uomo che noi conosciamo è quella dell'uomo dei dolori familiari col patire, qualche dubbio mi viene di chi si sente molto in forma. Però ecco, qui è. Ma in questa condizione di esilio non ci sono preclusi momenti di gioia vera, non di distrazione, ma di gioia vera e piena che anticipa una gioia senza fine. Grazie Luca. Prego Marco, puoi fare il tuo intervento. Grazie Luca. Io volevo chiedere invece una cosa. Abbiamo parlato della religione nella struttura anche politica di uno Stato. Io mi chiedo questa cosa qua, ma se noi stiamo assistendo a un processo cosiddetto di modernizzazione, no? In cui a mio avviso stiamo assistendo anche però a una frammentazione forte anche all'interno della stessa comunità cristiana. Mi viene un esempio, non solo a livello europeo, ma anche e soprattutto quello che sta succedendo nella società brasiliana, con l'elezione di Bolsonaro, che è un po' un esempio di che qualcosa sta cambiando anche all'interno di queste società. Io mi chiedo, ma se all'interno di strutture, una struttura politica e una struttura dello Stato, si vengono il concetto di religione, ma di cristianità, viene frammentato, nel senso viene spezzato a seconda della convenienza politica o della propria ideologia, allora facciamo anche, come si fa a definire una società anche cosiddetta cristiana? Come fa ad esserlo se determinati contenuti vengono spezzettati e quindi non si ha una visione a 360 gradi ma di una cosa ma solo a 180? Ecco, questa è una cosa che mi chiedo, se questo non è frutto anche di una modernizzazione oppure di una stessa società cristiana che è in crisi anche al suo interno. Ecco, questa è la mia domanda. Grazie. Allora, che la società cristiana sia in crisi al suo interno, mi rifaccio sempre alle parole che usava Marika, dando però loro il mio significato. Se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, la società cristiana è sempre necessariamente in crisi, perché tra un già e un non ancora. Semmai la domanda che dovremmo farci è quella opposta. Quanto abbiamo dovuto sacrificare per costruirci un'idea di Chiesa come societas perfecta? Lì abbiamo pagato il costo. A noi oggi ci pare che il costo sia quello che dobbiamo accettare quando vediamo in faccia la frammentazione. Per l'autore degli Atti degli Apostoli, per Luca, quell'altro, quello vero, il terzo di oggi, oltre Caputo e me, il punto è mostrare come chiese diverse possono dialogare. Quella è l'unica cristianità della quale ci parla il Nuovo Testamento. Noi poi a un certo punto ci siamo costruiti l'idea di una cristianità compatta, omogenea, ben organizzata, ma è facilissimo ricostruire il contesto storico in cui è maturata questa realtà e questa autocoscienza e gli incredibili costi, mi verrebbe da dire, per recuperare, lo diceva Paolo, cristologici. Abbiamo dovuto impoverire la nostra cristologia per avere una chiesa trionfante in terra.
che poi lo Stato abbia vantaggio a un cristianesimo frammentato, certo, per forza. Pensate al tema del giuramento di fedeltà dei vescovi al sovrano. È chiaro, io ti do anche da mangiare, però fai quello che dico io. Questo è il principio del costituzionalismo. Da quello più debole fino alla Constitution civile du clergé, ultimo antefatto della laicità. Io ti assumo e tu fai quello che dico io. Naturalmente la cosa ha per l'apparato ecclesiastico e anche per i laici che gironzolano intorno a quelle tonache dei grandi vantaggi in termini di identità, di sostentamento di reddito. Ma il punto è che noi ci troviamo in una condizione come quella nella quale si trovava Newton. Tendeva a considerare una regola quella che poi Einstein ci ha spiegato essere un'eccezione. La grandezza del Vaticano II è che ha operato questo ribaltamento. I veri tradizionalisti non sono i lefebriani che non si capisce perché erigono il 1500 a secolo fondativo. I veri tradizionalisti sono quelli che hanno scritto il Vaticano II e che hanno continuamente mixato fonti e presente. E così ti liberi dalla assolutizzazione di un momento, quello nel quale la Chiesa ha apparentemente assunto questa forma di cristianità organica. Ecco dove sta la grandezza della differenza tra Sturzo e Maritain, tra la nuova cristianità mariteniana e l'agonismo sturziano. E attenzione alle leggende, perché Montini e Maritain, Montini e Moro, Moro, Maritain su una cosa, Montini e Sturzo. Grazie Luca per questo, anche per questa precisazione che ci interessa veramente tanto, insomma, anche quanto riguarda proprio le origini e le varie evoluzioni del pensiero cristiano per quanto riguarda questo ambito specifico, cioè quello della presenza e dell'opera dei cristiani nella vita pubblica, diciamo, comune politica pubblica. E chiedo, no, a questo punto avevamo però l'intervento di Luigi Maffezzoli che voleva, sia Luigi che Lorenzo volevano dare corpo a questo dibattito, quindi prego Luigi. Sì, innanzitutto un ringraziamento e poi una considerazione. Il ringraziamento è a Luca perché ha ritirato fuori una parola sepolta, che ormai è in disuso e noi che abbiamo una certa età l'abbiamo ascoltata e oggi non si dice l'apostolato. L'apostolato, che è il termine e il concetto che ha rivoluzionato il modo di vivere della Chiesa nel Novecento e che è stato seppellito, che è al centro del Concilio Vaticano II, ma che è stato seppellito da per esempio l'evangelizzazione e promozione umana, che sono concetti e prassi importanti, ma che non rappresentano tutto il discorso dell'apostolato. Questo è tutto un discorso che sarebbe da approfondire, soprattutto in Azione Cattolica, dove l'apostolato è stato il cuore di un modo nuovo, moderno, di entrare nella società. Invece la considerazione mi riporta a Papa Francesco, cioè questo Papa risponde. Io mi ero segnato una frase che lui aveva detto da gesuita, cioè da gesuita ai suoi gesuiti, non da arcivescovo. In Argentina aveva detto, ha consigliato ai suoi gesuiti di cambiare la solita prassi, pensa chiaramente e parla oscuramente. Cioè, le idee tue devono essere chiare, ma esprimile nel modo più oscuro possibile, così hai tutti che ti vengono dietro, in modo per inde a cadaver, no? In modo cieco. Ecco, lui ha cambiato questa prassi a parole, dicendo
bisogna parlare chiaro per farsi capire. Noi oggi abbiamo un Papa che fin dall'inizio si fa comprendere talmente bene che nelle parrocchie sono i laici a spiegare ai parroci che cosa Papa Francesco dice. Una volta erano i preti a dire cosa, a spiegare cosa il Papa diceva loro, perché era un linguaggio incomprensibile, famose montagne di carte, di documenti che la Chiesa ci ha, di cui la Chiesa ci ha inondato. Oggi è il contrario, sono i laici a spiegare ai loro parroci. Hai sentito Papa Francesco che cosa ha detto su questo? Ecco, questo per riportare, questa è un po' la domanda che volevo fare a Luca. Cioè, questo Papa, tu lo hai messo in continuità con gli ultimi papi, giustamente, secondo me giustamente, ma ha questa capacità di riprendere alcuni temi che sono sensibili alla gente, alla popolazione. E faccio l'ultimo esempio. Vedo che c'è collegato un tale Angelo Ruspini, che è particolarmente sensibile a questo tema. L'ultimo esempio è questo, l'ha Laudato Si. Papa Francesco ha lanciato l'anno della Laudato Si. Che cosa capisce la gente di questa Laudato Si? È il Papa che si adegua alla linea ecologica modernista e imperante, per cui anche lui è alla moda e cristianamente è il rappresentante della laica Greta Thunberg, oppure la Laudato Si è annunciare Gesù Cristo? E qui quello che diceva Paolo per me è fondamentale, cioè dove sta Gesù Cristo in questa Chiesa? È al centro o è un accessorio? Vado? Prego Luca, prego. Allora, inverto l'ordine delle riflessioni di Luigi. Oggi, quando si dice ammazza come tizio parla chiaro, significa ho capito quello che mi stai dicendo o significa sono d'accordo con quello che mi stai dicendo? Perché non è che quando Giovanni Paolo II diceva certe cose sulla vita sessuale o quando Ratzinger diceva certe cose sulla liturgia la gente non lo capiva. Mettiamo, la gente non era d'accordo, o al X. Qui il fatto che le persone siano, esprimano questo atteggiamento con queste parole, i loro sentimenti dopo aver ascoltato il Papa, cosa significa? Sono d'accordo o significa ho capito mentre prima non capivo? E io non sono in grado di risolvere questa questione, però ci farei attenzione, perché se effettivamente non fosse stato comprensibile il messaggio di Ratzinger o di Giovanni Paolo II, coloro che si rallegrano per il successo di l'avvento di questo Papa dopo quei due non avrebbero ragione di rallegrarsi, perché prima non capivano. Il fatto che adesso capiscono semmai dovrebbe portarli a rallegrarsi dell'eloquio di questo Papa. Io ho la sensazione che, dato che i settori che gioivano prima e gioivano adesso non sono gli stessi, ho sentito dire prima quanto parla chiaro Ratzinger, si vede che era un professore, oggi altri dicono quanto parla chiaramente Francesco, si vede che è come uno di noi. Per me la questione resta indecisa e neanche molto interessante, perché per me resta vero, e ancora una volta faccio riferimento alle questioni cristologiche di cui parlava Paolo, resta vero, come dice Paolo VI nell'Evangelium Nuntiandi, che l'evangelizzazione è una cosa complessa.
non è una cosa semplice, che l'Evangelo è una cosa complessa. Non vi piace Paolo VI? Lo vogliamo dire con le parole di von Balthasar? La verità atea, avendo fuori il tempo, è chiara. La verità cristiana, avendo dentro il tempo, non può essere chiara. C'è un'espressione bellissima che usa von Balthasar in Abbattere i bastioni. La verità cristiana è sempre ellittica, perché c'ha due fuochi. Tu non la capisci se non ti muovi. E se ti muovi, quello che dici in T con 2 potrebbe per certi versi sembrare il contrario di quello che dici in T con 1. Allora, se non sei in grado di tenere insieme questa complessità, va dall'altra parte dove ti danno un prodotto semplificato. E io credo che più la situazione diventa quella dell'esilio di cui parlava Marica, più bisogna che siamo capaci di complessità nel nostro credere. Se no, non a caso del resto, saremo giudicati per la nostra capacità d'amare, mica per il nostro credere. Per cui alla fine, come ci arrivi, l'importante è che scendendo da Gerusalemme a Gerico, se vedi uno ha preso le botte, non ti giri da quell'altra parte. Mentre, e trovo molto interessante quello che tu hai detto sull'apostolato dei laici, non solo apostolato, ma apostolato dei laici. Voi pensate che la Lumen Gentium 31 lo definisce res temporales gerendo et secundum Deo ordinando, cioè stare dentro l'agonismo e cercare continuamente di ricominciare a ordinare le cose secondo Dio. E sempre in quel punto si dice che il modello del cristiano non è il prete, è il laico. Il laico viene definito per differenza rispetto al prete, cioè un cristiano cui manca qualcosa, cioè cui si chiede di non esercitare qualcosa perché ha delle funzioni da assolvere. Allora, questa roba non è che lo dice l'ultimo teologo comunista passato per strada, lo dice una costituzione dogmatica sulla Chiesa, che poi non la si legga, non la si studi, non la si assimili, non è un problema di ignoranza, alla fine ognuno fa quello che gli pare, è un problema di debolezza spirituale, perché noi oggi viviamo una temperie in cui avere chiari questi elementi ci aiuterebbe, uso ancora la parola di Marica, a vivere con un po' di serenità, almeno l'esilio. Noi abbiamo deprivato i cristiani di quelle risorse cognitive, valoriali, spirituali, normative, che li avrebbero abilitati a vivere un po' meno lacerantemente questo tempo che stiamo vivendo e a percepire, questo è il punto, di perché questo tempo è grazia. Perché noi siamo stati... Che succede? Angelo... Angelo Ruspini, hai condiviso il tuo... Non vogliamo guardare le tue mail. No, grazie. Mi sentite? Sì, stava completando l'intervento Luca, però. Puoi fare l'intervento dopo, però, cortesemente. Va bene. Grazie. Allora, però, mi è sparito tutto, ma comunque, ecco, volevo dire, occhio a... ad alimentarci, perché questo è un tempo che ci esporrà a prove. Non potremo maledire queste prove, perché queste prove sono salutari. Dovremmo comprendere il privilegio che ci ha dato la provvidenza a vivere in questo tempo. Tutto questo ce lo diciamo, oppure è come andare a fare le immersioni sott'acqua senza le bombole. Grazie Luca. C'è Lorenzo adesso, mi parola da Lorenzo, poi Angelo Ruspini. C'è stata una cosa che ha detto prima Paolo Masciocchi che mi ha colpito, che effettivamente rispetto alla dimensione della presenza cristologica, della presenza di Cristo all'interno della Chiesa, delle sue riflessioni attuali, a me pare di poter dire che mentre i concili del primo millennio sono incentrati sulla figura di Cristo, anche per respingere le varie eresie sulla sua natura, sul fatto che fosse o no, che la Madonna potesse essere o meno chiamata Madre di Dio, tutte questioni che avevano una loro importanza oggettiva e che hanno anche permesso una migliore definizione del canone della nostra fede, nello stesso tempo i concili del secondo millennio sono incentrati sulla Chiesa,
Concilio di Trento è di fatto un concilio sulla natura della Chiesa e su quanto essa partecipi al progetto salvifico di Cristo. La mia sensazione è che il terzo millennio, e in qualche modo il Concilio Vaticano II è anticipatore, si è incentrato sull'uomo, cioè sulla natura dell'uomo e sul suo rapporto con la dimensione del divino e in particolare ovviamente con la dimensione, con la dimensione del rapporto anche con la Chiesa, con la comunità ecclesiale, che poi è il tema della svolta antropologica che generalmente tutti i cosiddetti tradizionalisti hanno, hanno rimproverato a Paolo VI. In fondo nel suo discorso finale per del Concilio Vaticano II, il 7 dicembre 65, Paolo VI dice: la religione del Dio che si fa uomo incontra la religione dell'uomo che si fa Dio. Questo ai tradizionalisti appare un tradimento, questa per Paolo VI invece è l'urgenza del momento. E anche se forse la religione dell'uomo che si fa Dio ha cambiato, perché penso che in quel momento Paolo VI pensasse allo scientismo, ma pensasse particolarmente al marxismo, anche adesso che di marxismo non si parla più seriamente, ma ci sono molte altre sfide, ci si trova di fronte a questa... a questo agonismo, a questa non a una contrapposizione, ma a questa battaglia sicuramente. Il problema è quali sono gli strumenti per poterla affrontare. Guardando, perché è la mia abitudine, ad una preoccupazione di carattere politico, la mia sensazione è che forse si è, e lo dico con un certo rimpianto perché vi ho partecipato in qualche modo, forse abbiamo liquidato troppo facilmente una tradizione. Se io guardo proprio al di là del confine, la famosa gita a Chiasso che consigliava Arbasino al provincialismo italiano, noi vediamo come ad esempio nel Ticino ci sia ancora un Partito Democratico Cristiano influente, un sindacato confessionale che svolge insieme quello che da noi è il lavoro delle ACLI e della CISL contemporaneamente, altre forme di esperienza di... organizzazioni di matrice democratico-cristiana esistono altrove. Ecco, noi non abbiamo forse riflettuto fino in fondo su che cosa significasse nel momento in cui veniva meno un'esperienza politica in cui la Democrazia Cristiana oggettivamente era qualcosa di più del partito, era quasi una specie di partito-stato, avere però pensato che quello facesse crollare l'insieme dell'esigenza di una rappresentanza politica. Forse questo problema rimane sullo sfondo, ma non è un problema secondario. Prego, Luca. Sono d'accordo con quello che ha detto Lorenzo, quindi risparmierei un pochino di tempo, anche perché diciamo io ho tempo fino alle 12:10, come ci eravamo detti. Ho capito, allora andiamo subito con l'intervento di Angelo Ruffini e poi Andrea Rinaldo dopo. Sì, mi sentite? Ringrazio prima di tutto per la chiarezza dell'esposizione di Luca. Io mi domando dove è andata a perdersi la importanza della libertà religiosa e perché è venuta a imporsi la parola laicità, per cui è entrato tutto questo meccanismo dove la politica è diventata laica nel senso di non avere niente a che fare con Dio, mentre la libertà religiosa ovviamente dice ognuno ha un suo credere e lo testimoni apertamente perché ce l'ha dentro. Io mi domando, non è che il popolo, perché i laici sono tutti battezzati, ha mancato la catechesi, perché io ho fatto il prete per 50 anni e lo sono ancora oggi, ma alla catechesi vengono solo gli anziani, e quindi è venuto a mancare quel deposito importante per creare una mentalità. E così la politica ha creato lei la mentalità
del laico escludendo Dio dalla vita politica. Allora io mi domando, noi come comunità, dove andiamo a trovare ancora il tempo della istruzione religiosa, della catechesi, della scoperta della bellezza, della centralità di Gesù Cristo? Il Concilio Vaticano II ha voluto che le persone andassero alla centralità di Gesù Cristo. Non è che adesso invece stanno entrando tutti i devozionalismi possibili e immaginabili, perché manca questo zoccolo duro di formazione cristiana del sapere qual è la bellezza della mia fede. Anche qui condivido molto quello che ha detto Don Angelo. Secondo me ci sono stati, c'è stato il concorso di due fattori. Da una parte un anti-intellettualismo, ovvero un sapere riservato a pochi nella Chiesa, e questa è una caratteristica dei pontificati di Wojtyła e di Ratzinger, i quali hanno sicuramente prestato grande attenzione alla cultura, ma non come a un processo in grado di coinvolgere tanti. Pensate alla distruzione di quello che è stato probabilmente il più grande documento del post-concilio, cioè il documento base sul rinnovamento della catechesi. La catechesi tridente lo distrugge. Per altra verso, i cattolici hanno subito, per delle ragioni che andrebbero indagate, l'egemonia di una sinistra che a sua volta si era vista sfuggire di mano l'operazione togliattiana, attraverso la quale si voleva conquistare il mondo laico, il che è riuscito, ma con l'effetto che la cultura laica ha distrutto la cultura marxista, per la quale io non provo alcun rimpianto, ma che almeno era una cultura critica. La cultura laica è una cultura dogmatica. Questa operazione è riuscita e la variante italiana delle culture wars americane ha visto, a partire dagli anni 70, questa specie di succedersi di sudditanze dei cattolici verso la sinistra, della sinistra verso il pensiero laico. Lo statalismo ha in questo ne è insieme un effetto e una causa. Grazie. Tenete presente che la famosa sentenza della Corte Costituzionale, che si inventa che nella Costituzione italiana la laicità è un principio, è stata materialmente redatta da un cattolico democratico, cioè da Casavola. Prego, grazie Luca. Andiamo su. Andrea aveva un intervento molto veloce, Andrea Rinaldo. Poi, prima che tu esca, ho una richiesta che ti faccio però io direttamente. Prego, prego Andrea. Sì, ti sentiamo. Sì, mi raccomando, brevità. Brevissima domanda su un aspetto tra i tanti della relazione di stamattina del professor Iotallevi che mi ha colpito particolarmente, e cioè una sua notazione, un suo passaggio, sul fatto che ci sia come una sorta, tra virgolette, di consumo di religiosità e di spettacolarizzazione delle liturgie. Io ho colto, diciamo, questo suo breve riferimento, e lo dico a lei perché gli altri componenti del circolo di questa cosa ne sono al corrente. Noi da un po' di tempo che ci stiamo soffermando sulla questione del consumismo in generale, ma anche della società dei consumi, ma anche della società dell'immagine, no? Di quanto le immagini siano importanti nel nostro contesto sociale. E allora, per ritornare alla figura di Papa Francesco e al paradosso, no, di Papa Francesco, che sta proprio nel titolo della sua ultima opera editoriale, cioè il paradosso che forse da intendersi come un approccio che apparentemente sembrerebbe non in continuità, no, con l'espressione comune attribuita ad un pontefice, ma che poi ad una successiva magari analisi più approfondita del suo operato si rivela valida, vivida e forse anche
maggiormente attraente. Allora, da questo punto di vista, io ho in mente, per esempio, alcune immagini iconiche che sono passate anche proprio in questo periodo, no? Che forse abbiamo visto, che molti di noi hanno visto, per esempio la figura del pontefice solitario in Piazza San Pietro in occasione di un contesto liturgico che è stato messo in campo proprio in questo momento particolare, eccezionale di crisi pandemica. Ecco, la mia domanda è questa: ma nella società dell'immagine attuale e anche nella società consumista attuale, cioè non è inevitabile un po' che ci sia un elemento di spettacolarizzazione anche nelle funzioni religiose? Peraltro nelle funzioni religiose probabilmente è anche ricorsivo questo fatto, ma nel caso della figura particolare di Papa Francesco, e questa è un'opinione, mi permetterà, esclusivamente personale, questo fatto sia ampiamente controbilanciato, cioè il fatto che magari ci sia comunque un elemento di spettacolarizzazione, forse inevitabile, sia ampiamente controbilanciato da tutta una serie di elementi contenutistici e di indicazione pastorale che forse negli ultimi, che forse nell'operato del magistero degli ultimi pontefici sono stati un pochino più in ombra. E mi riferisco per esempio a un'opzione preferenziale per i poveri, no? Che non è abbracciare la teologia della liberazione, ma forse abbracciare la radicalità del Vangelo, una critica al sistema economico imperante, una chiesa che si debba immaginare come un ospedale da campo. Insomma, la mia domanda è questa, cioè se una inevitabile, diciamo, spettacolarizzazione anche dei riti non sia, nel caso della figura di Papa Francesco, ampiamente controbilanciata dagli elementi contenutistici e di indicazione pastorale. Grazie. Velocemente direi purtroppo no, perché il processo di brandization of religion, che interessa anche il cattolicesimo, cioè la costruzione di una nuova identità, di una tradizione religiosa intorno a un protagonista, della quale, per capirci, il direttore della Civiltà Cattolica Spataro è uno dei primi imprenditori, procede, io non so se consapevolmente o inconsapevolmente, nonostante tutte le cose che dica e che faccia Francesco, non so se Francesco ne sia protagonista o vittima, non conosco gli ambienti vaticani, però quello che invece lei ha detto, che mi trova molto d'accordo e la ringrazio per darmi questa opportunità, è che il punto della spettacolarizzazione non è il riconoscimento di un ruolo insostituibile all'elemento visivo, il quale è proprio del cristianesimo, cioè non avremmo avuto 4/5 della pittura che abbiamo se il cristianesimo fosse stato iconoclasta. Il punto è l'isolamento dell'elemento visuale. Pensate alla sostituzione della presenza con la rappresentazione video. Allora, se noi teniamo tutti gli elementi della liturgia, i riti, i ruoli, lo scambio dei ruoli, i corpi, i fiati, gli sguardi, la visione ci sta e non crea problemi. Se noi concentriamo tutto sulla visione e riduciamo a spettatore il pubblico, pensate all'idea di mettere gli schermi nelle navate, così anche quelli che stanno in fondo vedono. Ma te le vedono, cioè sono spostati lontano. Allora, come sempre, la grande liturgia della Chiesa c'ha dentro gli antidoti per utilizzare la visione senza far diventare la liturgia, il sacramento, spettacolo, cioè monstrum, cosa così solo mostrabile da diventare squallida. Quindi quello che lei dice, salviamo, credo di capire, la visibilità, la visione, e usiamo le opportunità che questa stagione tecnologica ci offre, va tutto bene.
purché ci siano gli altri elementi. È dall'isolamento di questo elemento che nasce lo spettacolo nel senso deteriore. Cioè io non posso andare a messa come se andassi al cinema. Se voi pensate a quanta parte del popolo di Dio è stato fatto migrare dall'altra parte dell'altare, quanti laici sono convinti di andare un pochino più alla messa perché si mettono il camice bianco la domenica, o all'uso che ormai invale nelle liturgie cattoliche, che il prete alla fine ringrazia tutti quelli che alla messa hanno dato qualcosa, che ha cantato, che ha raccolto, cioè i titoli di coda di un film, come se il popolo normale non avesse concelebrato. Questo è esattamente la spettacolarizzazione, ma questo con l'ordo misse non c'entra niente, è il modo in cui noi lo interpretiamo. Grazie Luca, ti lascio subito andare, non prima però veramente di un ringraziamento sincero per aver toccato in maniera così approfondita, ma anche molto estesa, tante questioni. Talmente tante che ci è arrivata da più parti una richiesta singolare ma sensata, ossia dobbiamo abusare della tua disponibilità, insomma, ci chiedono di poter replicare diciamo con un taglio un po' diverso l'incontro dopo aver riascoltato la lezione, perché le questioni che sono emerse sono di una tale complessità e anche vastità che riguardano anche diversi momenti del nostro corso di quest'anno, che ci ha chiesto proprio di poter riascoltare, ponderare con calma e riavere la possibilità di un secondo incontro. Sarebbe la prima volta che succede, ma... Secondo me fate un grave errore ascoltare me per la seconda volta invece che qualcun altro. Comunque, nel limite del possibile, io sono a disposizione, ci mancherebbe. Cioè, abbiamo fatto la nostra micro chat, ci mettiamo d'accordo per una data... E vi ripeto, per carità, ma insomma siete tutte persone adulte e vaccinate, niente di quello che abbiamo detto è Vangelo, è la testimonianza di una persona che fa un po' di ricerca, fa un po' di vita cristiana, fa un po' di azione cattolica, più o meno come può, non, ecco, pigliatevi molto sul serio perché vi ho detto cose in cui credo, ma non pigliate molto sul serio le cose che ho detto che potrebbero anche essere piene di errori. A oggi ho aperto il cuore, ecco. E questa apertura è proprio il succo fondamentale del nostro corso, cioè non cerchiamo le verità dogmatiche. Cioè preferivo venire su così magari andavamo anche a cena insieme, ma finché questo non è possibile ci organizzeremo in questo modo. Non è possibile tutto la quello la prossima che... volta. Sì, sì. Una volta la prossima volta. Ragazzi, scusate, ma mi viene la gli operai dell'energia elettrica e del gas, è una banalità. No, una comunicazione di servizio. Arrivederci a tutti e buona domenica e buona Pentecoste. Grazie, buona domenica. Ciao, grazie. Prego Luigi. Una comunicazione di servizio per i ticinesi, perché le frontiere sono chiuse e nelle librerie ticinesi non è così facile da trovare. Il libro di Luca, Il paradosso di Papa Francesco, è a disposizione di chi lo vuole in vendita in Azione Cattolica. Vuol dire, viste le persone che vedo qua collegate, che basta che mi mandano un messaggino e troviamo il modo per farglielo avere questo libro. Quindi ce l'abbiamo a disposizione, abbiamo procurato una 30ina di copie, chi lo vuole me lo chieda.